Allora, ciao a tutti ragazzi, Dan Benedetto House Svizzera, ok? Siamo qui nella piazza del comune oggi di Lugano. E per me è la piazza del comune, anche poi uno mi ha scritto è piazza della riforma, in realtà per me è la piazza del comune. Allora, discorso vivere e lavorare in Svizzera. Facciamo un video preciso dove vi spiego questo discorso di vivere e lavorare in Svizzera, visto che c'è un gran parlare, non vi spiega nessuno le cose come Dio comanda, belle e precise. Allora, vivere e lavorare in Svizzera. Allora, vivere e lavorare in Svizzera bisogna tenere presente di diverse situazioni. Prima di tutto, se vivi e lavori in Svizzera tedesca, devi tenere presente che c'è anche un problema linguistico. Lo stesso vale per la Svizzera francese. La Svizzera italiana ha il vantaggio che la lingua è italiana e quindi già hai eliminato quel problema. Però se decidi di lavorare in Svizzera tedesca, devi sapere che comunque lì si parla lo svizzero tedesco, che non è il tedesco, è un tedesco svizzero. E un po' dialettale, diciamo. Allora, gli errori che commette la gente quando cerca lavoro in Svizzera, che vorrebbe lavorare in Svizzera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se qualcuno vuole vivere e lavorare in Svizzera, vivere e lavorare in Svizzera, deve tenere presente di tanti fattori. Il primo fattore è che in Svizzera non sei nell'Unione Europea. In Svizzera i cittadini della Svizzera sono extracomunitari, questo è importante. E perché l'italiano c'ha sempre in bocca quella parola che è gli extracomunitari. E gli svizzeri sono extracomunitari. Si vede il modo di parlare dell'italiano che ha sempre da dire contro gli extracomunitari. No, ma gli extracomunitari ci sono. Gli svizzeri sono extracomunitari. Gli americani sono extracomunitari, i canadesi sono extracomunitari, i neozelandesi, gli australiani sono extracomunitari. Ecco, questo a me viene da ridere quando sento gli italiani dire gli extracomunitari, come se gli extracomunitari fossero chissà che cosa, mentre loro sono tutto. No, loro hanno questo discorso, questa fortuna di essere extracomunitari, quindi non fanno parte dell'Unione Europea, anche se devo dire che qua a livello politico c'è un gran leccare ai signori della UE, quindi la loro, tra virgolette, extracomunitarietà sta un po' scemando, molto scemando direi, e molti svizzeri autoctoni questa cosa gli sta dando molto fastidio. Discorso di vivere e lavorare in Svizzera. Allora, quel discorso extracomunitario è per farvi capire che comunque per vivere e lavorare in Svizzera devi avere tutta una serie di permessi che comunque non hai se vai magari in Germania, dove sei in paese comunitario. Quindi ci sono delle regole di permessi, eccetera, eccetera, dovuti da questo fatto. Per questo che molti fanno i frontalieri, molti eccetera, eccetera. Quindi se vivi e lavori devi essere comunque in regola. Discorso lavoro. Questo è un video non sul costo della vita, che comunque è caro in Svizzera, ma è su trovare lavoro, vivere e trovare lavoro. Allora, se uno decide di vivere, lavorare in Svizzera e vuole venire a vivere e lavorare in Svizzera e non sa fare niente o sa fare poco o è un lavoro che comunque non è così indispensabile, se non è un lavoro così non dispensabile, sappi che hai a che fare comunque con tantissima concorrenza, la stessa cosa che vale per la Germania. Quindi se decidi di fare il cameriere, sappi che non è che vuoi fare solo tu il cameriere, magari c'è anche altra gente di un'altra nazionalità. Allora, devi sapere fare qualcosa, questo è molto importante. Sapere delle lingue straniere è importante, poi dipende che cosa vuoi fare. Vi faccio un esempio. Oggi c'è un lavoro che poca gente vuole fare, il muratore. Se volete lavorare nell'edile e siete bravi,
fatevi giri dagli edili e vedrete che comunque qualcuno lo trovate. Il discorso di vivere e lavorare in Svizzera dipende da due fattori importanti. Un fattore è quello che sapete fare, perché tanta gente voglio venire a lavorare in Svizzera, ma sai fare cosa? Sì, ma concretamente che cosa sai fare? Cioè, no, ma io faccio questo, quell'altro, ma sì, ho capito, ma di specifico cosa sei bravo? Sei un cuoco? Sei un tecnico? Sei un progettista? Sei, non lo so, hai un lavoro concreto, spendibile? Allora è un paio di maniche. Ma uno degli errori più grandi che vengono fatti, che la gente non lo capisce, non lo capirà mai, di questo discorso dalla Svizzera, ed è anche inerente alla Germania, eccetera, eccetera. Ragazzi, se volete cercare un lavoro in Svizzera, non potete abitare a Colle Pedrino, non potete abitare a Padova, non potete abitare, che ne so, a Milano, cioè dovete essere vicini al posto di lavoro, perché a meno che voi avete delle figure professionali come può essere la mia, io ho fatto degli impianti in Svizzera tedesca e mi offrirono allora uno stipendio della Madonna, mi offrirono la casa e mi offrirono anche il corso di svizzero tedesco. Ma io avevo un tipo di professionalità che loro ricercavano. Poi io, vabbè, io ho fatto degli impianti da paura in questa azienda di automotive dove fanno praticamente il fondo di alluminio. Allora, dove c'è praticamente il motore dell'auto, fra il motore e la parte, diciamo, sotto in ferro, c'è un isolante di alluminio. E lì stampava tutta questa, si stampavano questo isolante per le, tutte le, diciamo, le più grandi case automobilistiche. La ditta era in Svizzera, poi ne avevano una in Cina, una in America e una anche in Germania. E uno mi dice: Lambre, ma perché non ci sei andato? Non ci sono andato per un motivo. Mi offrivano 8.000 franchi al mese con la casa e il corso. Sto parlando di 10-12 anni fa. Non ci sono andato per un semplice motivo, ve lo dico. Perché questa ditta era in un paesino che mi sarei sparato la sera, perché cosa facevo lì? Cioè, dovevo stare lì, lavorare e poi la sera cosa facevo? Ma dai, cioè io non sono da paesini isolati. Era un paesino vicino, si chiamava Sebelin, vicino a Vaduz, vicino a Liechtenstein, praticamente ero fra, solo che non mi piaceva il posto, cioè alla fine cosa stavo lì? C'era un paesino con un baretto, poi lì quando vai lì, cioè ti devi mettere comunque, cioè dalla mattina alla sera impegnato, cioè cominciavo alle 8, avrei finito alle 5, 6 di sera, avrei dovuto andare a fare il corso, avrei dovuto vivere per lavorare, avrei dovuto vivere per lavorare. Per me vivere per lavorare non esiste. E comunque, allora, ritornando a questo discorso, allora, a meno che tu abbia una professionalità forte e che quindi ti possono fare un'offerta, devi comunque essere vicino alla Svizzera. Cioè, devi essere lì a poca distanza, 20-30 km da dove tu decidi. A meno che hai un certo tipo di professionalità, sei un autista di bus, fai domanda, che ne so, a Lucerna, ti fanno un colloquio, allora ti pigliano, eccetera, eccetera. Però non è così facile, non è così facile. Allora, bisogna cercare di essere vicini e soprattutto bisogna sapere fare qualcosa. Questa è la cosa importante, sapere fare qualcosa e provare a rischiare, sai? Poi c'è... Però se voi pensate di venire, fare il girettino, cosa sai fare? Sì, questo, quella... Cioè, dovete avere una buona professionalità, avere una disponibilità di stare vicino, e allora comunque potete trovare, nel senso,
dipende esattamente quello che uno, per esempio il mio lavoro, le maggiori ditte sono nella Svizzera tedesca, legate di più all'automotive e queste cose qua, anche se ci sono anche qui, anche in Ticino, anche però il discorso è questo: se voi dovete andare da una ditta e dovete saper fare qualcosa, ragazzi, quindi bisogna saper fare qualcosa, bisogna essere vicini, e con questo vi lascio. Poi il discorso costo della vita, che in Svizzera la vita è cara, che è difficile, che anche qui c'è disoccupazione, questo è vero, qui c'è aumentata tantissima la disoccupazione anche negli svizzeri, c'è crisi di lavoro, il costo della vita è aumentato, c'è crisi anche qui forte, c'è, ok, però se sapete fare qualcosa di specifico e avete una professionalità buona, il lavoro lo potete trovare, dipende solo dalla professionalità. Sui lavori generici è difficile perché, ripeto, anche qui gli svizzeri c'è un aumento forte della disoccupazione, un aumento forte della crisi, c'è crisi, difficoltà, costo della vita, aumenta tutto, ci sono mille problemi. Per trovare bisogna essere veramente persone in gamba. Poi, per amor di Dio, ripeto, ci sono in giro anche un mare di costruzione, anche là si vedono due, guarda, là ci sono due, stanno costruendo là in fondo, ci sono due gru. Nell'edilizia, se uno sa lavorare bene nell'edilizia, diciamo che per esempio nell'edilizia c'è ancora possibilità, ci sono tanta serie di lavori che magari sono ricercati, ok, però la difficoltà c'è sempre. Okay, a livello infermieristico, a livello di dottori, comunque sono sempre professioni, per esempio, che quelle che cercano. Nei commessi, per esempio, dipende anche lì dalla tua capacità. Certo che se ti presenti, sei un ragazzo, una ragazza di bella presenza, che sei comunque spigliato, hai avuto magari già delle esperienze e sai parlare più di una lingua, non parli solo italiano, magari parli anche il tedesco, il francese, ecco, allora sai, allora hai delle carte da spendere. Ovviamente se fai il commesso non è che devi parlare il tedesco, giusto quelle quattro parole per capirci, però se tu sai delle lingue straniere sei sicuramente avvantaggiato, ok? Cioè dipende, poi ripeto, uno che cosa sa fare. Vi mando un abbraccio, spero che vi ha fatto piacere un po' di consigli che vi ho dato. Comunque ricordatevi che anche in Svizzera c'è crisi, c'è difficoltà, non sono qui ad aspettarvi, eccetera, eccetera.